Benvenuti in questo video. Ci troviamo a Mombello, all'ospedale Antonini, l'ex manicomio di Mombello. Daniele Filippo Ravaioli, in collaborazione con Stefano Urbes Urbana, siamo lieti di farvi vedere questo nuovo video, questa nuova produzione. Qua con il mio socio Daniele Filippo Ravaioli. Salve a tutti! Fotografo e regista pure lui. Adesso stavo facendo le foto a questo, come potete vedere, questo edificio che a me penso che un archivio dove tenevano i documenti. Adesso si può vedere. Tutto svuotato. Sì, archivio. Sì, tutto svuotato. Tutto vuoto. Mi sono rubato tutto. Quando sono venuto c'era qualcosa ancora, sì, in quello che potevo vedere io, però stavolta l'hanno svuotato. Si può vedere. Ok, eccoci qua, siamo arrivati alla città di Mombello, siamo nell'ospedale Antonini, l'ex manicomio sempre di Mombello, e niente, abbiamo visitato diversi padiglioni, ma ce ne rimarrebbero ancora tanti di padiglioni da visitare. Ci manca ancora la cucina, ci manca ancora, penso che ci sarà stata anche la sala dei lavoratori, poi la sala mortuoria sicuramente, che non so se riusciremo mai a vederla. Comunque sappiate una cosa, che Mombello, questo ospedale qui, è l'ospedale più grande e più importante di tutta Italia, da come si dice. È stato abbandonato dopo la legge Basaglia dal 1978 fino al 1999. Conta una decina di edifici, un immenso parco, sotterranei che siamo andati a vedere prima, però io non ho usato più andare avanti perché è troppo freddo e troppo usato, e dove ancora si sentono dire le voci dei pazienti, perché proprio nei sotterranei noi non siamo ancora riusciti ad andare a vederli tutti completamente. Si dice che proprio lì facevano le torture ai vari pazienti, perciò sicuramente lì troveremo la, non so se ci sarà ancora la come si chiama, la cintura di forza, oppure ci saranno i vari tavolini che dove mettevano i pazienti per poterli fare del male, così. Io mi viene il brivido soltanto a parlare solo così, anche se devo fare questa registrazione. Comunque nel 1960 i pazienti internati furono 3.000, compreso uno importante, che sicuramente lo sapete, il figlio non riconosciuto di Mussolini. Anche lui fu internato, che adesso ve lo dico subito, l'avevo scritto qua, vabbè, comunque fu, eccolo qua, il riconosciuto, non riconosciuto e segreto di Mussolini, che morì misteriosamente nel 1942, e da quella volta lì, di questa villa, logicamente rimane soltanto
fra poco solo lo scheletro, perché come avete visto qua sta venendo giù tutto. L'unica cosa che ci rimane sono i disegni, molti disegni sono veramente fatti bene, e poi purtroppo è difficile a raccontare anche tante altre cose, perché ce ne sarebbero delle cose da raccontare che però purtroppo non so bene. Se vuoi aggiungere anche tu, Stefano, qualcosa. Allora, io volevo aggiungere ancora una cosa. Allora, adesso siamo in collaborazione insieme io e lui. La prossima collaborazione la farò con Albi. La cosa che volevo dire è che io adesso è finita la batteria, sono rimasta a piedi con la batteria della GoPro, adesso stiamo usando una videocamera fissa, di quelle ancora, quelle grosse, e ci abbiamo ancora quattro padiglioni. Perché si dice che ci siano 10 o 15 padiglioni in tutto, però ne abbiamo solo visitati, mi sembra 3 o 4 in totale. Adesso se qua, non mi sbaglio. Qua siamo nella stanza del disegno famoso che penso che lo conoscono tutti. Qualsiasi sì. Persona che viene a fare delle riprese qua, viene qui e fa le foto a questo bel disegno, a quest'arte qua. Comunque so che ci hanno fatto anche un film qui a Mombello. Non so se è un film italiano oppure un film straniero. Un film horror poi anche, che hanno fatto delle scene qua in questo posto. Comunque veramente vale la pena di venire a visitare, però mi rivolgo alle persone che vengono a visitare, ma che vengono a visitare con il criterio di visitare, non con il criterio di danneggiare, perché ormai come avete visto da danneggiare non c'è più niente, non c'è rimasto niente, non c'è più documenti, non c'è più niente. Perciò cosa serve venire a danneggiare questo locale che non c'è niente? E allora, tanto vale, venite a fare delle foto, venite a fare dei video, venite a fare quello che volete, però senza danneggiare. Noi per adesso tutto quello che siamo riusciti a riprendere è tutto qua. Comunque questo posto, questo ospedale, ospitava centinaia di pazienti, e così che li chiamavano poi anche tranquilli, sudici, lavoratori, e separatamente, dove ora rimane solo un cancello che dopo andremo a visitarlo, era il reparto agitato, che era separato da tutti apposta perché per non fare troppa confusione. Adesso ci becchiamo poi lì dove sta dicendo lui. Ci becchiamo nel reparto anche agitati. Questo è tutto per adesso. Questo è tutto per adesso. Ci sentiamo più tardi. Andiamo avanti con le produzioni. Comunque cosa qua è stata molto bella, cioè, è piaciuta. Spero che questo video che abbiamo fatto, questa produzione, sia piacevole anche a voi. Grazie di averci guardato, grazie di aver fatto di commentarci. Lasciate un click e poi niente, adesso appena facciamo i reparti agitati, dopo ve lo faremo vedere. Okay. Arrivederci, a presto. Siamo usciti dai padiglioni del reparto donne, poi gli altri padiglioni. Adesso siamo nel reparto che una volta si chiamava il reparto degli agitati, le persone che erano più agitate e le mettevano fuori dagli altri perché sennò succedeva troppo casino. E infatti, come vedete, questo è il cancello, e quello che rimane della struttura purtroppo non ce n'è più perché l'hanno buttato giù e così. E io, come ricordo, voglio riuscire a mettere questo povero angioletto per le povere persone che hanno perso la vita oppure sono rimaste internate qua dentro. Questo il ricordo delle povere persone che purtroppo non ci saranno più, e speriamo che questi ricordi ve li tenete in mente anche voi.